Il benvenuto negli studi temporali lo diamo oggi a Maria Grazia Margonari, è giusto Maria Grazia? Giusto, benissimo. Staccato. Maria Grazia Margonari, assessore al bilancio del comune di Castiglione delle Stiviere. Benvenuta tra noi allora, benvenuta a filo diretto con gli ascoltatori. Buongiorno a tutti, grazie. Gli ascoltatori sono sempre invitati a partecipare alla trasmissione. Ricordo che il numero per mandare sms e messaggi WhatsApp è il 348-3188-339, esattamente come il numero per telefonarci è lo 0376-631709, mail diretta @temporadio.it e siamo in diretta streaming sulla pagina Facebook del Gazzettino Nuovo e Temporadio e su YouTube Temporadio Live. Allora, dunque, cominciamo subito allora col fare il punto della situazione. Ci parli un attimino del bilancio, è un assessorato che compare poco, diciamo così, quando tutto va bene. Certo, certo. Diciamo che l'attività finanziaria del comune è un'attività trasversale, quindi che coinvolge tutti gli altri uffici del comune, e tutte le iniziative che vengono fatte dagli altri uffici devono appunto avere il benestare dell'ufficio finanziario. Quindi fino a quando tutto va bene, ovviamente le cose filano lisce e non esiste alcun problema, quindi non emerge mai l'attività di questo ufficio. Quando invece le cose cominciano a non andar bene, purtroppo le cose possono complicarsi in modo particolare, anche perché l'attività finanziaria è sottoposta a diversi controlli. Il primo controllo è quello interno del dirigente dei servizi finanziari, poi abbiamo i due controlli esterni del Collegio dei Revisori e della Corte dei Conti, che ovviamente sono molto attivi, molto precisi e controllano tutti gli atti che abbiano un aspetto finanziario dell'ente, e le sanzioni in caso di non rispetto delle regole sono piuttosto pesanti. Esatto, quindi diciamo che è anche un assessorato scomodo, tutto sommato, se si può dire. Beh, dipende dalla predisposizione. Per molti i numeri è un'attività che è molto di riflessione, di analisi e di valutazione. Occorre applicare le regole di bilancio dell'amministrazione pubblica, sono molto rigide e molto precise. Bisogna cercare nell'utilizzo e nel rispetto di queste di non vincolare troppo l'attività dell'ente e non mortificarla con vincoli troppo stretti e impedire la realizzazione di tutte quelle attività che in primis i colleghi assessori e i cittadini si aspettano dal comune. È poco per l'austerity, allora, da queste parole, da quello che si evince, se non mi sbaglio, tutto sommato, cioè occorre non vincolare appunto. Ecco, rispettare le norme, i vincoli, che in materia finanziaria sono tanti, però senza eccedere e gestire quel giusto equilibrio fra le regole e l'autonomia. Giusto, esatto, quindi trovare appunto il punto di mezzo proprio per cos'è. Che cosa avete fatto in questi 20 mesi di amministrazione? Beh, i 20 mesi di amministrazione direi che sono stati mesi molto, molto impegnativi. Cioè, al momento dell'insediamento ovviamente è stato mio compito cercare di comprendere la situazione finanziaria dell'ente, e quindi analizzando tutte le poste di entrata e di spesa del bilancio per vedere se all'interno delle stesse vi fossero ambiti di criticità o di possibilità di manovra. Gli obiettivi quindi che io mi sono posta fin dal primo giorno dell'insediamento è stato quello di migliorare la trasparenza e il dialogo con i cittadini. In questo ovviamente estremamente accolto e approvato anche dal sindaco prima di tutto e dai colleghi, per informare i cittadini su quanto l'ente fa. Cercare di migliorare l'efficienza e l'efficacia della gestione e attivare ogni possibile fonte di entrata e della spesa in modo che fosse il più possibile efficiente.
Facciamo ad esempio una cosa che abbiamo fatto, è stata quella di analizzare tutti i contratti in corso. Molti contratti erano o relativamente a gestione di beni e servizi, non fatti, scaduti o non rispettati. Ridurre ad esempio i contenziosi. Il comune di Castiglione spendeva diverse centinaia di migliaia di euro in liti e contenziosi. E la strategia della nostra giunta è stata quella invece di cercare di prevenire questi contenziosi, cercando quindi degli accordi che non arrivassero, trovassero una giusta situazione, cioè equilibrio fra l'esigenza della controparte e quello ovviamente dell'amministrazione. Questo ha portato non solo ad una consistente riduzione delle spese legali, ma anche alla chiusura di molti contenziosi che erano in corso e che erano pendenti sul comune e che rendevano quindi anche la gestione particolarmente incognita, poiché l'esito delle sentenze di un giudice sono sempre incerte. Certo, sì, non si sa mai, esatto, delle volte ci sono state delle sentenze che hanno veramente stravolto, per cui capita appunto, meglio andare sul sicuro giustamente. Che cosa anche avete intenzione di fare poi adesso? Allora, poi l'attività è continuata, anche gli adempimenti sono quelli che sono previsti nella nostra materia, ci sono delle scadenze molto rigide, molto fisse, che noi cerchiamo di, non solo di rispettare, ma di portare avanti con un certo anticipo, quindi anche l'approvazione dei bilanci di previsione, di renderla il più possibile, di anticiparla, in modo che dal 1° gennaio sia possibile attivare subito la gestione al 100% e non dover invece sottostare alle limitazioni che la mancata approvazione del bilancio impone. L'approvazione del consuntivo pure, ma per quale motivo l'approvazione del consuntivo? Perché ci consente di disporre di un avanzo che può essere riutilizzato, come faremo adesso nel 2019, può essere riutilizzato e rimesso in circolo, e quindi per poter realizzare nel corso dell'anno le opere che sono finanziate dallo stesso. Sì. C'è poi un continuo monitoraggio del bilancio, per cui in questo periodo abbiamo fatto, in questi 20 mesi circa, abbiamo fatto circa 20 variazioni di bilancio per adeguare alla gestione, ai nuovi fatti che accadono e alla gestione, alla realtà, insomma, renderla certo, conforme. Certo. In più ci siamo anche attivati nell'ambito dei regolamenti. Avevamo un regolamento di contabilità vecchio che oramai non era più in linea con la nuova contabilità armonizzata che è entrata interamente in vigore, che è iniziato nel 2015 ed è entrata interamente in vigore nel 2017, quindi modificato completamente il regolamento di contabilità in modo che gli uffici e i servizi e anche gli adempimenti fossero conformi alle nuove regole. Sì, sì, proprio per essere in regola, appunto, in regola. Con le regole, scusate il gioco ecco, di parole. Poi anche nell'ambito dei regolamenti tributari siamo intervenuti con il regolamento, nell'ambito del regolamento del ravvedimento operoso, cioè nel senso che un cittadino volonteroso che si accorga di aver sbagliato nel versamento dell'IMU o delle imposte comunali abbia un tempo maggiore per attivare questo regolamento e pagando quindi sanzioni molto ridotte rispetto a quelle precedenti. Questo appunto sempre per cercare di prevenire le possibilità di contenzioso e di liti con il comune, cercando certo, con le soluzioni migliori. Certo. Abbiamo approvato un nuovo regolamento passando dalla TOSAP alla COSAP. Che cosa significa? È una cosa un po' più tecnica e complicata.
entra in vigore da quest'anno, cioè siamo passati dall'applicazione della tassa che ha le rigidità che sono proprie dell'applicazione delle tasse all'applicazione invece di un canone. Questo è il primo anno di applicazione, è probabile che comporti qualche disfunzione, si dovrà intervenire magari con qualche modifica, con qualche adeguamento per renderlo più conforme alle esigenze degli utilizzatori del suolo comunale. Per cui appunto, questa è una bella variazione, questo va a interessare questa DATTOSA? Questo va a interessare i commercianti, le attività artigiani, i ponteggi, chiunque per qualunque motivo comunque chieda l'utilizzo di suolo pubblico. Fermiamoci un attimo con Maria Grazia Margonari, dell'assessore al bilancio del Comune di Castiglione, ci troviamo tra un paio di minuti nella seconda parte. Con noi c'è Maria Grazia Margonari che è l'assessore al bilancio del Comune di Castiglione delle Stiviere. Stavamo guardando, già sono arrivati tanti messaggi, adesso daremo voce agli ascoltatori, ma si parlava allora appunto di questa variazione appunto interessante per cui artigiani, commercianti, sto pensando che è un bar, quindi vuole mettere i tavolini all'aperto eccetera eccetera, appunto, oppure anche muratori, ponteggi, cose di questo tipo, che appunto non più con la rigidità della tassa ma con una maggiore elasticità del canone. Potranno collaborare. Parlando invece di consuntivo, anche un attimino, assessore? Ecco, allora, abbiamo il termine per l'approvazione del consuntivo sarebbe il 30 aprile, abbiamo perché anche un iter una volta definito piuttosto lungo. Comunque abbiamo cercato di anticipare i tempi più possibile, quindi andremo in approvazione giovedì 18, appunto tra qualche giorno, e cercato di anticipare questi tempi per rendere utilizzabile l'avanzo, in modo essendo le procedure anche più delle opere pubbliche, delle spese, degli investimenti piuttosto lunghe, ci siano davanti i più mesi possibile per poterle realizzare. Esatto. E quindi utilizzare e renderle fruibili ai cittadini. Per cui appunto quello che a cui accennava. Ecco, stiamo parlando di importi importanti, perché sono 680.000 euro circa. E in parte qualcosa era già stato applicato in sede di avanzo di bilancio di previsione, però è appunto effettivamente utilizzabile solo adesso con l'approvazione del consuntivo. Per cui appunto quello che spiegava prima, si agisce con un anticipo per poter rendere utilizzabile appunto questo avanzo di bilancio, sì. Una cifra, 680.000 euro, insomma, che il comune può usare, che ecco, altrimenti sì. Potrebbe non. Se non viene utilizzato, resta inutilizzato, va nell'avanzo dell'anno successivo, e sono tutte possibilità che vengono perse per gli investimenti e per la realizzazione delle opere. Non è qualcosa di carino, obiettivamente. Le posso leggere alcuni messaggi dei suoi concittadini, assessore? Allora, la giornata della terra senza fiori a cosa serve? Chiede Anna, punto di domanda. Poi vado avanti, dovete fare più interventi, non ci sono manifestazioni belle, anche lì costano tanto però le manifestazioni, adesso non so cosa c'entri con il bilancio, però appunto c'è l'assessorato alle manifestazioni. Andiamo avanti, dopo decide lei quella che vuole leggere. Perché non parla degli aumenti che avete messo a bilancio? I cittadini devono sempre scoprire le sorprese degli altri, dice Davide, aumenti presumo di... Non so a che aumenti si riferisca, cioè bisognerebbe essere abbastanza precisi. L'anno scorso ci siamo resi conto che è stato fatto un leggero aumento della tariffa rifiuti. Trattandosi di una tassa, deve essere interamente coperta dai costi, e si è scoperto che purtroppo i costi con le tariffe degli anni precedenti non erano coperti, e quindi l'adeguamento è stato inevitabile. Allora, dottoressa Margonari, che piacere sentirla. Molti però dicono che il comune sta spendendo troppo e presto sarà commissariato, dice Elisabetta, speriamo di no ovviamente. La rotatoria di via Porta Lagola la paghiamo noi o la provincia? Ci sono i
i fondi, chiede un... La rotatoria è già finanziata, ancora finanziata dal 2018, e cominceranno i lavori a breve, brevissimo cominceranno i lavori, si prevede che nel giro di un paio di mesi sia in funzione. Allora, dunque, poi le leggo, sono Daniele, le risorse per il sociale andrebbero aumentate, Castiglione con la ripresa economica, ovviamente ci auguriamo che ci sia, avrà i fondi per farlo. Nell'ambito dei servizi sociali c'è la voce di spesa più importante del bilancio del comune, gli interventi sono, se si ha la pazienza poi in più di guardare, in ogni variazione di bilancio c'è... Purtroppo questo non è un bel segnale, un incremento della richiesta dei servizi sociali che viene puntualmente soddisfatta, e devo dire che viene data grande importanza e tutti gli interventi sono in questo senso, nel senso di un miglioramento dell'ambito sociale, della qualità della vita nell'ambito del comune. Poi, allora, buongiorno a lei, con dare al governo Castiglione può rifare il balzo, approfittiamone. Vabbè, salutiamo Andrea Dara, onorevole Andrea Dara. Non si sta spendendo troppo però per i parchi e i fiori? Molto bello, però insomma. Vabbè. Ma per i parchi la spesa maggiore è stata quella delle potature, ovviamente che purtroppo non venivano fatte da molti anni, quindi ci siamo trovati anche a dover spendere molti soldi per delle potature straordinarie che, se non fatte, rendevano pericolosi questi alberi così grandi e questi rami così cadenti in caso di temporali che saranno nella prossima stagione sicuramente. Quindi è più una messa in sicurezza che un abbellimento. Poi mettete a bilancio il sostegno del collegio, sarà il collegio delle Vergini, dei musei, delle ricchezze storiche, artistiche, dice un altro messaggio. Ah, il sostegno proprio, lo chiedo anche a lei, qua dovrò accorciarlo, Allora, avviate una collaborazione con Desenzano, Sirmione e Peschiera. Sì, bene, e poi dopo per il resto scherza con Dara e con il sindaco Volpi. Comunque sì, fondamentalmente è questo, dice insomma, fondamentalmente è che... Ma la valorizzazione dei musei nell'ambito di Castiglione è uno dei punti principali sicuramente da sviluppare, anche perché se si vuole dare un incremento al turismo è chiaro che bisogna far leva sulla possibilità di visita di questi musei. Alcuni però, dobbiamo ricordarlo, sono privati e quindi, per quanto riguarda gli interventi veri e propri, all'interno sono un po' più complicati. Assessore, metta a bilancio i soldi per la rotonda della farmacia Giovannoli, perché gli incidenti non devono succedere. Ecco, lì la rotonda è già prevista, ci sono già i progetti esecutivi e dovrebbe anche questa essere realizzata nel corso del 2019. Perfetto, poi ancora, brava Maria Grazia, sei un portento, dicono anche. Sì. Margonari, con questa giunta deve lavorare molto perché sono frizzanti e hanno tanta voglia di fare, dicono. Questo è vero, però, perché infatti un po' lo abbiamo spiegato per quali motivi, però questo è quello che mi aspetto dai colleghi della giunta. Colleghi, perché, certo. Poi le dicono, però lei comunque, lo dica, questo l'ho messo io, dice un ascoltatore, ascoltatrice, lei ha trovato i bilanci lasciati da noi di sinistra perfetti, dice... Non so cosa si intenda per bilanci perfetti. Abbiamo trovato i conti, come ho detto, sono in regola perché sono soggetti a delle regole molto rigide, dei vincoli di legge molto stringenti, però abbiamo trovato molte manutenzioni non fatte, le strade in disordine, i palazzi cadenti, il cimitero pieno di erbacce, gli alberi appunto non potati da anni, cioè abbiamo trovato anche tante cose da fare. Poi le dicono, assessore Margonari, allora abbiamo tanti soldi da spendere, dato che facciamo rotonde, parchi, giochi, vuol dire che noi di prima eravamo non capaci di fare, dice un ascoltatore. Va bene. Allora vorrei un attimino adesso, poi se arrivano altri messaggi ovviamente diamo voce, però vorrei chiederle anche un attimino, lei ha accennato le variazioni di bilancio, eccetera. Sì. Cioè, questa è una cosa molto importante perché un'amministrazione fluida si adegua alle necessità, certo. No? Che ha stabilito che insomma, in maniera teutonica
si innaffia il 25 di Lufia, ma io innaffio lo stesso, tanto per dire, ecco, no? Ecco. Certo, le variazioni di bilancio adeguano man mano le contabilità rendendo alle nuove eventuali nuove entrate o minori entrate a quello che succede nella gestione, quindi con la possibilità di recepire nuove esigenze e di adeguare quelle già previste all'effettiva gestione. Nella prossima, sempre sì, nello sì. stesso consiglio di giovedì, ci sarà appunto all'ordine del giorno una variazione di bilancio con applicazione dell'avanzo, in parte già che deriva da contributi vincolati alla spesa, pertanto non diversamente spendibili. Per quanto riguarda invece il bilancio, la parte di investimenti, saranno integrati 40.000 euro per il cimitero neoclassico, per la polizia locale erano già stati previsti 180.000 euro per attrezzatura, acquisto di veicoli e implementazione della videosorveglianza, indagini diagnostiche per le scuole per 25.000 euro, il ripristino della copertura della palestra di Belvedere per 98.000 euro che purtroppo sappiamo è stata sulla quale si è abbattuta la tromba d'aria circa 20 giorni fa. Poi 50.000 euro appunto di interventi al centro di cottura pasti, che appunto anche questo ha delle lesioni sulle quali bisogna intervenire. Per le strade e le vie comunali, oltre alle 300 già previste in bilancio, vengono previste altre 109.000 euro. Nuovi impianti di pubblica illuminazione per 45.000 euro, e quindi queste sono tutte cose che a partire dal 19 aprile potranno essere rimesse in campo. E dici poco. Allora, andiamo un attimino a dare voce ad altri messaggi che sono arrivati. Margonari, avanti così, perché facciamo di Castiglione la città più bella di Mantova e Brescia, delle province di Mantova e Brescia. Poi, assessore, l'ho sentita volentieri, le dicono, infatti c'era già prima un altro messaggio che piacere sentirla, no? Le chiedono se è vero che aumenta l'IRPEF. Allora, l'addizionale IRPEF al momento l'aumento dell'IRPEF è aumentabile in sede di approvazione del bilancio. Al momento non c'è quindi nessuna intenzione di aumentare l'IRPEF e almeno per il 2019 sicuramente no. Poi, altro messaggio, area industriale fa pietà, dice per fortuna era il fiore, non so, vabbè, questa è polemica, vabbè, sull'area industriale. Poi ancora, se non date soldi alle associazioni non si farà mai niente. E un altro messaggio ancora, la palazzina dei Carabinieri, i lavori sono fermi, proseguono, che cosa? La palazzina dei Carabinieri. La palazzina dei Carabinieri è di proprietà della provincia e sono in corso delle valutazioni, degli accordi che vedremo se e come prenderanno forma. Benissimo, siamo in chiusura, purtroppo abbiamo finito il tempo. Ringraziamo tantissimo Maria Grazia Margonari, che è assessore al bilancio del comune di Castiglione delle Stiviere. Grazie, buongiorno a tutti.